Sì, ok, cioè, abbiamo fatto esplodere il microfono teoricamente, non lo so, credo. Vabbè. Benvenuti questo video, ragazzi, sono Henry, oggi siamo finalmente tornati su Undertale, ragazzi, era ora. L'ultima volta siamo rimasti con Flowey che ha fatto un macello assurdo, ha tentato malamente di ucciderci. Oggi cosa ci ha detto Flowey? Ci ha detto: "Ehi, amico mio, te mi hai sconfitto, ok, va bene, sei uscito dal sottosuolo. Adesso però i tuoi amici sono rimasti chiusi là dentro, non li vedrai mai più. Questo finale fa un po' schifo, scusa. Che ne dici di ottenere un finale migliore? Vuoi ottenere un finale migliore? Va bene, allora facciamo così. Io resetto la nostra battaglia, ok? Quella nostra battaglia non la salvi, perciò non è mai successa, ok? Non sono mai diventato quel mostro assurdo e è tutto a posto, ok? Bene, però tu vai un attimino da Alphys e sistemi un pochino di cose, perché a quanto pare potevate essere amici migliori. E quindi ecco quello, ragazzi, che andremo a fare proprio adesso. Seduta stante, ce ne usciamo dal castello di Asgore. La strada non dovrebbe essere troppo lunga. Non dico sia corta, ma comunque non dovrebbe essere troppo lunga. E dovremo riuscire a raggiungere Alphys, ragazzi, per vedere cosa vuole. Ci vorrà dire qualcosa, vorrà fare qualcosa, vorrà. No, non lo so. Dobbiamo implementare, ragazzi, i nostri rapporti con Alphys, diventare amiconi epici. L'abbiamo già fatto con Undyne, che sembrava una roba impossibile. Ce la faremo anche con Alphys eventualmente. Perciò dire: "Oh, ok, ecco qua, qua abbiamo il nostro bellissimo ascensore che ci porta direttamente alla fine." Ecco qua. Bene, adesso teoricamente, se non ricordo male, dal di qui spuntiamo nel coro, giusto? Ok. Ok, bene. Allora, altro ascensore che ci porta direttamente all'inizio del coro. Bene. Adesso torniamo, signore e signori, nel Metaton Resort. Trin. Gendine! Ok, allora, torniamo con i doppiaggi, signori. Ehi, un po'. Avevo letto Pirla. Non so perché avevo letto Pirla. Ehi, parla Undyne. Zitto, Papyrus, l'idea era tua. Umano, devi consegnare una cosa per me. Grazie. Sto a Snowdin davanti alla casa di Papyrus. Ci si becca, teppistello. Ma va bene, signori, io stavo facendo. Avevo delle cose da fare, però ok, va bene. Va bene, adesso daremo una piccola mano ad Undyne a consegnare qualsiasi cosa lei debba consegnare. Va bene, abbiamo tempo da perdere, signore. Adesso, perdonatemi un attimo, dal di qui teoricamente, ok, ci dovrebbe essere invece qui l'ascensore che mi porta. Non c'è l'ascensore, allora l'ascensore era dall'altra parte. Sono abbastanza sicuro, teoricamente, se la mia incredibile big memoria non mi ricorda. Esatto, Mr. Flamesman, come si chiama? Hits Flamesman, lui. Allora, salviamo direttamente, ok? Di qua c'è il laboratorio di Alphys, ma prima dobbiamo andare dalla nostra cara Undyne. E c'è qua il nostro carissimo traghettatore. E ditemi, ragazzi, se volete che io vi esponga la mia teoria incredibile che collega Undertale ed Eltarion, ok? E il traghettatore, e Ralsei, e tutte cose, ok? Tutte cose. Signor traghettatore, tralala, sono il barcaiolo. Il barcaiolo, sì, mi scusi, signor barcaiolo. Il barcaiolo, sono la barcaiola. In realtà non importa, ho capito, mi porta sulla barca che chissà dove porta. Mi piace andare in barca, vuoi unirti a me? Sali sulla barca? Eh sì, che salgo sulla barca. Dove andremo oggi? Snowdin, amico mio, perché devo consegnare la roba di Undyne. Qualsiasi cosa debba consegnare. Torna quando vuoi, tralala. Certo che torna quando voglio. Va bene, comunque. Signori e signori, la casa di Papyrus stava di qua dopo la librerbia. Teoricamente, perciò adesso. Esatto, esattamente. Quindi, ho un favore da chiederti. Io ho bisogno che consegni questa lettera alla dottoressa Alfi. Oh, beh. Va bene, ok, stavo andando giusto lì dopo, perciò va bene, grazie mille, così faccio un solo viaggio. Perché non lo faccio io? Faccino. Beh, è un po' personale, ma siamo amici, quindi ti dirò. Oh, Thread fa schifo! Non voglio mai andarci. Quindi, ecco, ho preso la lettera di andare. Ok, bene. Oh, e se la leggi? Ti ammazzo! Tranquillo, che devo leggere? No, volevo leggere? Non la voglio mica leggere, scusi. Grazie tante, sei il migliore. Ok. Lo so bene che sono il migliore. Papyrus, stai invece che mi racconti, dai. Undyne scrive molte lettere, ma non sembra mai trovare le parole giuste. E così quando va a consegnarle di persona, molla sempre per poter tornare a riscriverle. Ecco perché l'ha chiesto a te, perché tu non hai standard. Oddio, gli standard ce li ho, però non dipendono da. Sentite, sapete cosa, ragazzi? Andiamo a consegnare le lettere. Vediamo di finirla, che mi sto già. Ok? Signor Barcaiol. Ha cambiato barca? Bene, be bello. Tralala, vorresti salire? Sali sulla barca? Sì! Dove andremo oggi? Dobbiamo andare alle Hotland. Allora si parte. Bene.
Minghia, signor barcaiolo, barra barcaiola, barra traghettatore, barra traghettatrice, barra quel cazzo che è. Cioè, mi piace la nave così, la barchetta così, è innovativa. Torna quando vuoi, tra l'altro. Okay, certo che torno quando voglio, non posso mica tornare quando vuoi te. Che cazzo vuol dire, scusa? La porta non ha la buca per le lettere. Passi la lettera sotto? Non capisco perché il no debba essere così, però. Però, ok, passa. Passi la lettera sotto la porta e bussi. Oh, no, un'altra lettera. Non voglio aprirla. Non posso ripassarla sotto la porta. No, non posso continuare così. La leggerò. È ben chiusa, vero? Un secondo. Minchia, che cazzo usi per aprirla? Non ho capito. Ciao, Alfish! Ehi, sei uno scherzo. Oddio. Hai scritto tu questa lettera? No, in realtà non era firmata così, non avevo idea di chi avrebbe potuto. Oh mio Dio! Oh no! Adorabile! Non avevo idea che tu scrivessi in questo modo. Infatti non l'ho scritta io, se mi ascoltassi 2 secondi, però ok. Ed è sorprendente, dopo le cose orrende che ho fatto, non merito davvero di essere perdonata. Tantomeno, questo è così passionale. Sai una cosa? Ok, lo farò. È il minimo che posso fare per rimediare. Sì, usciamo insieme. Non ho capito, perdonami un attimo. Non l'ho scritta nella lettera, Alphys! Ora, no, non prenderla male, eh. Non prenderla male, voglio dire, se dovessi uscire con te. Cioè, non è che mi rifacere. Cioè, io. Cioè, non è un problema. Non sto dicendo che non vorrei. Cioè, nel senso, ok, ho capito però non l'ho scritta io la lettera, nel senso, cioè, non vorrei mica che tu ti facessi strane idee. Nel senso, non è che hai capito, sei già partita di tuo. Dating start. Puntini di sospensione, beh, punto interrogativo, esatto. Scusa, mi sto ancora vestendo. Eppure, mica come. Ma come sto? Un'amica mi ha aiutato a scegliere. Ma. Cioè, no, stai bene. Sto tentando di essere gentile, ragazzi, perché lei non mi vuole ascoltare. Non capisce che la lettera non l'ho scritta io. Cerchiamo almeno di stare al gioco nel frattempo. Poi dopo, quando riesco a dirglielo, almeno. Cioè, che. Porca puttana, Alfis. Comunque, facciamolo. Dating. Ehi, frena! In realtà non possiamo ancora ricominciare. Dating, stop. Minchia. Devo darti oggetti che alzino i tuoi parametri affetto. Ciò aumenterà la possibilità di riuscita del nostro appuntamento. Non possiamo semplicemente scopare. Volevo dire appuntamentare. Basta e basta. Ho fatto incetta di doni prevedendo un appuntamento come questo. Primo, ho lucido per armatura. Forse a te non serve. Ma ho anche portato crema impermeabile per le tue squame. Le tue squame. Beh, che dici di questo magico kit ripara lance che. Ehi, lasciamo stare gli oggetti. Sì. Si capisce a chi erano indirizzati, Alphys. Non mentire. E capirai anche che non ho scritto io la lettera. Se capissi, se mi lasciassi parlare e dire che la lettera l'ha scritta Undyne, porca di quella puttana, saresti un pochino messa meglio, però te non mi ascolti. Perché non mi ascolti? Adesso come cazzo l'avevo messo il microfono che l'ho preso su, non mi ricordo nemmeno in che punto era della scrivania. L'audio, spero non venga sminchiato. Iniziamo e basta. Dating start. Oh, e grazie a Dio. Yeah, usciamo. Che appuntamento intenso, signori. Mi sto divertendo, mi sto appassionando. Ti piacciono gli anime? Oh, ecco, bene, ok, vabbè, sì. Anche a me, oh sì, ma ne sono felice. Hai mai visto Jojo? Non ha visto Jojo, ragazzi. Andiamo altrove. Ma dov'è un buon posto per uscire insieme? Beh, non so, possiamo andare da Grilby se vuoi, giusto? Cioè, no, è carino, fanno da mangiare, voglio dire. Sai mangiare, voglio dire. Ho trovato. Andiamo alla discarica, ho capito, ma che senso di appuntamento c'hai? Perdonami. Hanno buttato un can. Eccoci. E qui, io e Undyne, veniamo continuamente. Troviamo ogni genere di cose qui. Lei è davvero. Oh no, eccola che arriva. Non posso lasciare che mi veda uscire con te. Perché. Oh no, ecco che arriva. Beh, stai bene, voglio dire. Non ti avevo ancora visto in questo outfit. Ci sta, ci sta. Ehi, eccoti. Ho realizzato che se la consegni tu potrebbe essere una cattiva idea. Quindi lo faccio io. Dammela. Eh? Non ce l'hai? Ah! L'hai vista almeno? Lei sta tremando. Che facciamo, signor? Non posso mentirle, mi rompe la spina dorsale. Vabbè, sì, l'ho vista. Sì? Allora è qui da qualche parte.
Grazie, continuo a cercare. Io. Ah, ok, andà. Ok, Alphys l'ho fatto per il buon. Mi rompeva la spina dorsale se mentivo, ok? Oddio. Beh, suppongo fosse ovvio. A me piace tantissimo. Cioè, più di tutti gli altri. Mi spiace. Pensavo solo, sai, sarebbe stato divertente un qualche grazioso pseudo appuntamento con te. Per farti stare meglio. Beh, detto così è anche peggio. Scusami, ho sbagliato ancora. Andaina è quella con cui voglio davvero uscire. Ma voglio dire, lei è troppo per me. Non che tu sia. Non sia forte, ma. Andaina è sicura di sé, è forte, è spiritosa. E io sono solo una nullità. Non sei una nullità. Ah, PS, la lettera l'ha scritta Andaina, perciò questo dovrebbe farti capire un paio di cose, ma a quanto pare io qui non ho diritto di parola, perciò ok. Sono la scienziata reale, ma non ho fatto che ferire gli altri. Le ho detto tante bugie, pensa che sia molto meglio di quanto non sia. Se mi si avvicina, lei scoprirà la verità su di me. Che dovrei fare? Beh, allora, io per primo dico sempre che la verità va detta subito, direttamente, senza zonzoli, senza fronzoli, perché altrimenti poi a tenere le bugie, a portarle avanti, si va a finire sempre male. Molto, molto, molto male. Perciò, signore e signori, di la verità. La verità? Ma se gliela dico, mi odierà. Non ti ho chiesto. Ti ho scritto quella lettera? Ti ho scritto quella lettera? Mi vuoi prendere in giro? Non è meglio così? Vivere in una menzogna dove entrambi siamo felici? O una verità in cui ne lo è nessuno? No, è meglio la verità, credimi. È meglio la verità perché da una menzogna poi dopo ne esci che non è una vera felicità. Mentre da una verità in cui all'inizio magari potresti non essere felice, puoi creare una nuova felicità che sia vera. E queste sono lezioni di filosofia col vostro caro Henry, signore e signori. Ringraziatemi. Ti ama, cazzo! Ti ama pure lei, vai! Diglielo! Dicono sì te stesso. Ma a me stessa non piace molto. Preferirei fare il necessario per piacere agli altri. No, hai ragione. Ogni giorno ho paura. Paura di cosa accadrà se la gente scoprirà la verità. Rimarranno tutti feriti a casa mia. Ma come posso dire la verità? Andain! Non ho abbastanza sicurezza. Sbaglierò. Come faccio a esercitarmi? Ruoliamo questa cosa, ovviamente, ruolando la cosa. Ok, allora. Ho avuto modo di esercitarmi parecchio con i roleplay nell'ultimo periodo, perciò ruoliamo questa cosa. Ruolare? Sembra davvero divertente. Ok, chi di noi deve fare Undyne? Io. Beh, io faccio Undyne, scusa, ti devi allenare te, che domanda è? Oh, giusto, ovvio. Ciao Undyne, come stai oggi? Ora, allora, conosciamo tutti il potere flirtante di Frisk, signore e signori, perciò, boom. Grazie! Me lo dici spesso e io non so mai cosa dire, ma so che lo intendi in senso platonico, perché siamo solo amiche. Ti vorrei parlare di una certa cosa. Poi ti bacio. Signori, allora. Senti, vaffanculo, poi ti bacio. Che cosa? Dai, non lo farebbe. Ricambio il bacio, dolcemente. Guardo negli occhi. Prendo a stregare. Andaina, io ti amo. Andaina, ribaciami, Andaina. Cosa hai appena detto? Signore. Bene, era tutto nei piani. Era tutto perfettamente nei piani. Andain, io stavo solo. Ehi, wow, fra un secondo. Hai un vestito carinissimo. A cosa è dovuto? Un secondo. Voi due? Uscite insieme? Ah, sì! Cioè, no! Cioè, lo faceva. Che faccia che c'ha Andain? Cioè, stavo solo urlandoti dolcemente, romanticamente. Cioè. Che cosa? Cioè, Andain, io. Ho continuato a mentirti. Cosa su cosa? Su me. Tutto. Ti ho detto che le alghe erano scientificamente importanti. In realtà io le uso solo per fare il gelato. E quei libri di storia umani che continuano a leggere sono solo stupidi fumetti. E quei film storici, quelli. Sono solo. Anime. Non reali. Non sono reali. E la volta che ti ho detto che ero occupato al telefono, io stavo solo mangiando forse yogurt in pigiama. La volta che Alphys. Io volevo solo fare bella figura. Volevo che tu mi trovassi forte e intelligente. Che per te non fossi una nerd sfigata. Alphys. Andain, io ti trovo davvero fantastica. Ok. Alphys. Ok.
proprio della serie Alphys. Ti trovo anch'io grandiosa, suppongo. Ma devi capire una cosa. Per me buona parte delle cose che hai detto non conta. Non mi importa se guardi cartoni animati o leggi libri di storia. Per me quella roba è tutta robaccia nerd. Ciò che mi piace di te è che sei passionale, sei analitica. Non ha importanza di che si tratta, importa a te! Al 100%, alla massima potenza. Quindi non devi mentirmi. Non voglio che tu debba più mentire a qualcuno. Alphys, voglio aiutarti ad essere felice di quello che sei. E conosco proprio l'allenamento per farlo. Andain, tu mi allenerai tu? Che? Io? Signore, signore! Il best personaggio di tutto Undertale, eccolo qui. No, lascerò che sia Papyrus a farlo. Scuotete quelle ossa! È ora dei 100 giri di corsa gridando quanto siamo grandiosi! Pronti? Faccio partire il timer! Andain, farò del mio meglio. Bene! Oh mio Dio! Scherzava, giusto? Quei cartoni, quei fumetti sono sempre reali, giusto? Gli anime sono veri, giusto? Non potrei dirle che una cosa come JoJo non è reale. Perciò gli anime sono veri. Lo sapevo! Spade gigantesche! Principesse magiche! Arrivo! grazie per aver avuto cura di Alphys. Non ho potuto dire quello che volevo, ma le cose sembrano andare meglio per lei. Beh, devo andare a raggiungere quei due. A dopo! A dopo, Alphys, no, Undyne. Ah, è vero, eravamo andati alla discarica, giusto? Questa è la discarica. Ok. Come cazzo torno indietro adesso? È una strada lunga. Vabbè. Signori, è stato illuminante, questo è sicuro. Abbiamo appena creato una nuova coppia lesbica e non è una cosa che succede tutti i giorni, perciò di certo mi sento realizzato. E a parte questo, posso andare giù per la cascata? No, ok, non posso andare giù per la cascata. Bene, ma male, però. Ok. Oh, chi è? Salve! Se non è il mio buon amico che si fida di me! Qui è Papyrus, vostro reciproco amico. Io ed Alphys abbiamo già finito di allenare. Minchia, siete stati veloci, avete fatto 100 giri di corsa lì già. Molto presto. Così l'ho mandata a casa. Molto a casa. ora sento fortemente, senza una ragione apparente, che dovresti andare anche tu lì, al suo laboratorio. Io ho solo buoni presentimenti in merito. Arrivederci. Ora, o Papyrus sa qualcosa, ed è un emerito bastardo, non dirmela. O Alphys sa qualcosa e ha detto a Papyrus di dirmela al posto suo, perciò Alphys è un'emerita bastarda. Però voglio bene a tutti qua, ragazzi. I personaggi sono belli perché sono vari, perciò signore e signori, salva. Ok, muoviamoci, proseguiamo nel nostro incredibile viaggio epico. Ora, teoricamente qua sotto c'era il barcaiolo, giusto? Grazie a Dio. Ok, ciao, trallala, vorresti salire? Sali sulla barca proprio così. Sì, dove andremo oggi? A Hotland. Allora, si parte. Bene. Ok, saliamo sulla barca. Andiamo avanti normalmente, navigando come è giusto che sia. Vediamo un po' cosa avrà da dire oggi il nostro caro barcaiolo, signore e signori. Tralala, caldo o freddo, puoi contare su di me. Che cazzo vuol dire? Sono felice di poter contare su di te in ogni caso. Va bene. Va bene. Grazie mille. Torna quando vuoi. Ho capito. Torno per forza quando voglio, che devo tornare quando vuole Papyrus? Cosa vuol dire? Se lo vuole Papyrus ci viene lui. In questo mondo sono tutti stupidi tranne me. Allora, ok. Alphys, sono qui in casa tua. Faccio come se fossi a casa tua? O come se fossi a casa mia? Cos'è? Minchia. Ok, vediamo un po'. Un biglietto di Alphys. Lo leggi? Certo che lo leggo. È difficile da leggere per la calligrafia, ma ce la metti tutta. Ehi. Grazie per l'aiuto prima, ragazzi, il vostro sostegno vuol dire molto per me, ma per quanto è difficile dirlo, non potete far magicamente sparire i miei problemi. Voglio essere una persona migliore, non voglio più avere paura. E per far sì che cada, devo affrontare i miei errori. Inizierò facendolo ora. Voglio essere chiara. Non è un problema di nessuno a parte me, ma se non avrete più mie notizie, se volete conoscere la verità, entrate nella porta a nord di questo biglietto. Meritate di sapere almeno quello che ho fatto. È quanto ha scritto. Alphys, cosa cazzo hai combinato adesso? Allora, andiamo. Fermi un attimo. Non era un cesso questo qui? Ok, no, non è un cesso. O è un cesso intercambiabile in ascensore. O è un cesso ascensore. O ci ha cagato. Ci ha mentito.
Che succede? Attenzione, attenzione! Cosa? Attenzione, attenzione! L'ascensore perde energia. Come perde energia? Non voglio morire in un ascensore! Stabilizzatore M, fuori. Cos'è lo stabilizzatore M? Calo di altitudine! Come calo di altitudine?